che è stato colpito da artiglieria pesante, da un razzo probabilmente, e vedete un palazzo completamente sventrato. Dice il ministro dell'interno ucraino, il portavoce del ministro dell'interno ucraino dice che non ci sarebbero feriti come effetto di questo bombardamento, di questo razzo arrivato nel palazzo. Di nuovo, difficilissimo parlare in queste ore di numero delle vittime, di conta delle vittime, perché da una parte perché sul terreno ci sono pochissime possibilità di verificare esattamente, direttamente quello che sta succedendo, e dall'altra parte anche perché dire che si hanno avuti morti o non si hanno avuti, che ci sono feriti o non ci sono feriti, fa parte proprio dell'informazione e della disinformazione di questa guerra. L'unica certezza che vi possiamo dare è quella di questa immagine che arriva dal centro di Kiev, dove c'è questo palazzo che è stato appunto colpito da un razzo e, come vedete, è stato parzialmente danneggiato.